Nuovamente assieme telespettatori di Prima Free, eccoci con il telegiornale di Padova e di Rovigo. In apertura parliamo ancora del caso di Isabella Noventa, perché i tre finiti in carcere per l'omicidio della donna di Albignasego hanno maggiore chiarezza sul perché sono stati condannati. L'omicidio Noventa, ci sono state presentate infatti le motivazioni della sentenza, e andiamo a scoprire assieme proprio nel servizio di apertura del telegiornale. 4 mesi dopo la sentenza che ha portato alla condanna a 30 anni per i fratelli Freddy e Deborah Sorgato e a 16 anni e 10 mesi per la tabaccaia veneziana Manuela Cacco, accusati dell'omicidio della segretaria di Albignasego Isabella Noventa, uccisa la notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016, il cui corpo non è mai stato trovato, il GUP padovano Tecla Cesaro ha depositato le motivazioni che lo hanno portato al verdetto proclamato in aula. Come riportato quest'oggi, quella di Manuela Cacco sarebbe una ricostruzione coerente, logica e non contraddittoria. Secondo il giudice, la testimonianza fornita dalla tabaccaia di Campo Nogara, sommata agli indizi raccolti dagli investigatori, avrebbero reso possibile l'accertamento della verità. Nelle motivazioni, tanti gli elementi indiziari, come gli SMS scambiati fra i tre, le telefonate fra gli imputati, i passaggi delle auto immortalate dalle telecamere di videosorveglianza la notte di quel 15 gennaio 2016 e ancora il video che riprende Manuela Cacco durante la messa in scena della tabaccaia che indossa il giubbino di Isabella immortalata dalle telecamere del centro cittadino per depistare le indagini. Giudicata credibile anche la ricostruzione della Cacco quando afferma che Deborah Sorgato avesse ucciso Isabella Noventa con 2 colpi di mazzetta. Giudicate del tutto inattendibili invece le versioni fornite dai fratelli Sorgato. Isabella è morta durante un gioco erotico, aveva dichiarato Freddy, mia sorella non c'entra. Contraddittori anche gli alibi forniti da Deborah. Dormivo, avevo parcheggiato l'auto da mio fratello e mi ero dimenticata in macchina, il cellulare aveva sostenuto. Torniamo sulla vicenda del referendum per l'autonomia del Veneto. Sul caso è tornato anche, anzi è intervenuto anche un serenissimo doc che ha parlato appunto di un piccolo passo nella direzione giusta a creare le condizioni, ha detto, è stata la nostra azione sul campanile di San Marco del 9 maggio 1997. Il voto di domenica, ha detto ancora, è figlio del campanile, dei serenissimi. Quel giorno ha cambiato la storia della causa veneta, molto più del referendum di domenica, da cui non mi aspetto granché. A parlare quindi è Flavio Contin da Casale di Scodosia, 74enne, artigiano in pensione, uno del comando veneto che 20 anni fa, lo ricorderete, con il blindato sbarcò nel cuore di Venezia per issare la bandiera di San Marco sul campanile. Per loro il prezzo dell'azione fu una condanna penale rilevante, però l'artigiano padovano del Veneto Serenissimo Governo non parla solo in veste di reduce. E infatti tra i 24 secessionisti arrestati con accuse pesantissime, ovvero associazione di finalità di terrorismo, nel blitz dell'aprile 2014 ordinato dalla Procura di Brescia. Processo che lo attende il prossimo 31 ottobre. E in merito appunto al referendum, l'uomo ha detto che è un piccolo passo avanti. Dalla trattativa con Roma non mi aspetto però nulla. Al 99,9% lo Stato italiano ti darà al massimo un piatto di lenticchie. Ci hanno sempre trattato da pezzenti, ha poi concluso. Andiamo a Rovigo, attenzione invece per quanto riguarda la viabilità e soprattutto lo smog. A Rovigo scattano le disposizioni per il contenimento infatti del inquinamento atmosferico. Il sindaco Massimo Bergamin ha informato che è stata emessa l'ordinanza con diversi provvedimenti che verranno attuati sulla base delle indicazioni regionali a seconda dei livelli di allerta raggiunti sulla concentrazione di PM10. L'inquinamento da polveri sottili, come ha spiegato il primo cittadino, rappresenta una delle principali problematiche ambientali di ogni città, con effetti dannosi alla salute, alle persone, oltre che all'ambiente. Pertanto è necessario intervenire per evitare, prevenire e ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi. Quindi entrano in vigore una serie di imposizioni, temperature massime per riscaldamento, obbligo di spegnere i motori durante la sosta, divieto di combustione nelle campagne, in determinate circostanze divieto di circolazione proprio sulle strade. Per quanto concerne i divieti fissi, che resteranno in vigore sino alla primavera. Ci sono poi una serie di disposizioni variabili che sono previste a seconda del raggiungimento di determinate soglie di allarme. L'ordinanza prevede come primo punto lo stop delle auto Euro 0, 1 e 2
da lunedì al venerdì dalle 8.30 a mezzogiorno e mezzo, dalle 14.30 alle 18.30. Non saranno soggetti a queste limitazioni però le auto a GPL, metano, ibrido, elettriche, e non potranno circolare nel territorio comunale anche i ciclomotori Euro 0 o addirittura i precedenti. Il nostro Leandro Maggi continua a girovagare nel nord-est, Monselice ha continuato a cercare tra la gente che cosa ne pensa della città di Monselice. Sentiamo dunque nel servizio. Siamo davanti a due negozi, uno vende e si affitta, si tratta uno dei titolari del signore che ho qua presente. E lei era nel settore gastronomico e che in teoria dovrebbe essere... Sono ancora effettivamente aperto perché per i Santi facciamo c'è la fiera. Sì. E ci mettiamo fuori con la mortadella gigante. Ho capito. E la soppressione gigante, facciamo un po' di folklore. Però lei dice, al giorno d'oggi aprire un negozio è una, non è impensabile ormai. È impensabile. Ma secondo lei per cosa? Tasse? Per lacci d'acciuoli? Un insieme di cose, troppi centri commerciali. E purtroppo sono quelli. So che devono aprire un altro anche qua vicino. Infatti. E dopo che non c'è più. Non gira più soldino. Non c'è più gente che spende. La disponibilità. Adesso lavorano i discount, ma i negozi particolari come era il mio, fa sempre più fatica. Qua c'è una vocazione importante agricola. Anche a lei chiediamo, è cambiata nel questo periodo Monselice o c'è ancora la voglia di spendere, di fare? Non c'è voglia di spendere, non ci sono soldi. È un periodo adesso che... Come si ripete che non gira niente, proprio. Ma non gira niente. Solo qua a Monselice o anche nelle altre anche zone? Anche nelle altre zone, perché io faccio anche tutti gli altri mercati locali qua. Lunedì Monselice, martedì sono 90 Vicentina, mercoledì è Conselve, e giovedì Montagnana. E non c'è nessuno che si salva? Non c'è mercato, non c'è richiesta, non c'è proprio... E abbiamo riscontrato, secondo noi, che i pensionati sono gli unici che gira, che hanno il soldino che gira. Che tira? O no? Che c'hanno i soldi? Perché sapevo come che si fa a sparagnare? Perché siamo nati, c'è peso di chi maro che gira. I pensionati. Ma secondo voi l'Italia è una repubblica fondata sulla pensione? Cioè se... No, sui debiti. Su di... No. È fondata sui ladri invece. Sui ladri. Sui ladri è fondata. Comunque io secondo me il più arrabbiato di voi è sto signor qua. Sì. Come mai così arrabbiato lei che ha... Perché ho lavorato più di 40 anni e con 900 euro e qua moglie e sue spalle. Se non faccio sacrificio ancora non arrivo mica con tutte le tasse che ho da pagare. Torniamo in provincia di Rovigo, ad Adria, l'ospedale, la cassa è chiusa perché l'unica addetta è ammalata e questa è la segnalazione fatta dal comitato di difesa dell'ospedale di Adria sulla propria pagina Facebook. Nella giornata di ieri, a seguito delle segnalazioni ricevute dall'utenza di Santa Maria degli Angeli, che hanno segnalato appunto questo problema. Una assenza, quella dell'addetta, che avrebbe provocato problemi non da poco. Così prosegue infatti la segnalazione. Mi chiede chi si fosse presentato per ritirare le cartelle cliniche, che solo la cassa si possono ritirare, ha fatto un viaggio a vuoto. Le casse automatiche vanno a rilento o non funzionano, così le code sono lunghissime, hanno poi concluso attraverso Facebook gli utenti. Ora torniamo in provincia di Padova, parliamo di un bambino, stando al racconto dei stessi genitori di questo piccolo, una scuola avrebbe respinto il figlio chiudendogli le porte in faccia senza consentirgli di tornare in classe dopo 15 giorni di assenza dall'asilo, appunto. Come è stato riportato, l'episodio dai contorni non chiari è accaduto a una scuola elementare di Mestrino. Il piccolo ieri mattina, che frequenta la materna, è stato portato a scuola accompagnato dal papà dopo alcuni giorni di assenza. I genitori lo avevano lasciato a casa dopo aver notato sul braccio del piccolo un livido. Stando al racconto del bambino, l'ecchimosi sarebbe stata procurata dall'insegnante di motoria nel tentativo di tirarlo fuori da uno scivolo dove si era nascosto durante un'ora di lezione. I genitori, dopo aver contattato la scuola via mail e dopo aver parlato con il parroco, che è il direttore di questa scuola materna,
hanno concordato il rientro in classe del bambino, che ieri è stato però respinto. Mi sono ritrovato con il piccolo a casa, ha spiegato la mamma, allontanando dai suoi amici e con il problema di dove iscriverlo adesso ad anno scolastico avviato, senza contare l'umiliazione, ha detto ancora la donna, subita da mio figlio, che si è visto chiudere la porta in faccia e cacciare da scuola per un motivo che non comprende. Quando ho cercato di parlarne con l'insegnante, ho trovato un muro, ho quindi tenuto il piccolo a casa scrivendo alla scuola per riavere almeno i vestiti chiusi nell'armadio per lavarli. Per la materna questa richiesta sarebbe equivalsa al ritiro del figlio e da quel momento la situazione non si è più normalizzata, nonostante con il parroco fossero state accordate le modalità di rientro. Staremo a vedere. Torniamo ad Adria, parliamo di un altro fatto grave accaduto con un cane coinvolto, un veleno per topi gettato a quanto pare nel prato antistante il cimitero, così cani e gatti sono davvero a rischio, qualcuno ci ha rimesso purtroppo le penne, qualche altro si è salvato invece per miracolo. Nonostante la presenza di molti ratti in quasi tutte le zone della città, quel veleno è stato gettato appositamente per colpire a quanto pare proprio gli amici a quattro zampe e i gatti. Ne è sicuro un cittadino che si è presentato dai carabinieri per denunciare quanto accaduto, e non sarebbe tra l'altro la prima volta. Ha raccontato la storia di quanto successo la scorsa settimana. La domenica mattina ha detto: abbiamo notato che il cane perdeva sangue dalla bocca, avendo 12 anni abbiamo pensato che avesse perso un dente, considerato che era un giorno festivo non potevamo andare dal veterinario, durante la giornata abbiamo notato che era sempre più abbattuto, alla sera ha mangiato quasi di malavoglia, cosa alquanto strana. Molto breve anche la passeggiata serale, solitamente dura un'ora, quella sera toccata e fuga. Ed ecco il momento più difficile. Verso mezzanotte, mentre stava nel suo tappeto, abbiamo sentito che stava rigettando, siamo accorsi ed era in una grande pozza di sangue. Dopo essersi liberato, si è visto che il cane si è rilassato e poco dopo ha preso a dormire, mentre noi eravamo con il pensiero che stesse morendo per emorragia. Al mattino subito dal veterinario, il quale ha preso la storia, ha sentenziato: aveva mangiato veleno per topi. Ora ci sono le indagini dei carabinieri. Ora invece andiamo a sentirci come saranno le condizioni meteo per i prossimi giorni. Ci sono gli esperti di ilmeteo.it. Andiamo allora a dare a loro la linea. Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento curato dalla redazione di ilmeteo.it. Previsioni del tempo per mercoledì 25 ottobre. Anticiclone nuovamente protagonista sull'Italia e dunque tempo stabile e soleggiato su tutto il nostro paese, anche se con clima più fresco. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord bella giornata all'insegna del sole, il cielo si presenterà sereno o al più con poche nubi sparse. Innocui addensamenti saranno possibili sui settori alpini. Spostiamoci ora al centro, poche novità, tantissimo sole ovunque, anche qui il cielo sarà del tutto sereno sulla Sardegna, al massimo poco nuvoloso sui settori peninsulari. Raggiungiamo infine il sud, cielo irregolarmente nuvoloso e a tratti coperto al mattino con ultimi piovaschi su Calabria e Sicilia Tirrenica. Dal pomeriggio asciutto e per lo più soleggiato ovunque, salvo per locali innocui addensamenti. I venti saranno moderati, localmente forti, settentrionali su tutti i bacini. Concludiamo come di consueto con le temperature, che risulteranno essere più fresche. Le minime infatti saranno comprese tra i 4 e i 18 gradi su tutte le nostre regioni. Per quanto riguarda invece le massime, prevediamo all'incirca 26 gradi al nord, fino a 24 gradi al centro e 22 gradi al sud. Bene, per oggi è tutto, restate sempre aggiornati sulla pagina Facebook di ilmeteo.it per scoprire come evolverà la situazione meteorologica. Arrivederci! Grazie agli esperti del meteo.it, grazie ad Alice, ma grazie anche a voi per aver scelto il telegiornale di Padova e Rovigo. Telespettatori di Prima Free, vi invito a restare con noi, vi ricordo che potete contattarci chiamandoci allo 0421 74674 oppure scrivete a redazione @media24.news. Vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi di Prima Free, a risentirci alla prossima edizione.